Un incontro sulle malattie infantili col dottor Elio D'Annunzio si è svolto a Valle Crosia. Parleremo dell'importanza delle malattie dei bambini, essenzialmente l'importanza, diciamo, dell'organismo di calore, della febbre. Questa, diciamo così, reazione dell'organismo è estremamente importante, specialmente nel primo settennio, per il superamento delle forme, diciamo, più consuete che portano i bambini ad avere dei problemi, no? Essenzialmente sono forme di raffreddamento, forme virali, 9 su 10, diciamo, il 90% dei casi sono forme virali che con la febbre vengono, diciamo così, risolte. E quindi parleremo di questo aspetto, di tutto quello che è l'importanza dell'organismo di calore nel bambino piccolo, e quindi dell'importanza del vestiario, dell'alimentazione naturale, dell'aspetto dell'atmosfera di calore che deve essere presente, diciamo, in famiglia, che deve essere presente all'asilo. E anche parleremo anche in particolare delle implicazioni anche ereditarie che ci sono nella prima infanzia, cioè tendenze ereditarie che si vengono a manifestare, perché l'essere umano appunto è costituito da due componenti, una individuale, chiamiamola anche spirituale, e una ereditaria da parte dei genitori, ovviamente, che offrono questa corporeità vivente al bambino che arriva e che può essere questa ereditarietà superata almeno in parte se c'è una buona conduzione, diciamo così, pedagogica in senso lato del primo settennio. E quindi poi da adulti, ritrovarsi con meno tare ereditarie da dover gestire, perché poi con l'età avanzata si manifestano sempre di più. Quindi l'importanza di una sana educazione del bambino nel primo settennio si riflette poi anche nell'ultima parte della nostra esistenza. Questo sarà un po' il nostro tema.